Buonasera. Al Milan piace il brivido. 7 giorni fa a San Siro rimonta il gol dell'Atalanta e vince 3-1. Oggi a Parma stesso copione. Gol di Melli e implacabile reazione nel secondo tempo, concretizzata da una doppietta di Simone. Evidentemente il Marco nel Milan è sempre molto forte, Simone o Van Basten che sia. E il Milan dimostra pure, perché no, di avere un briciolo di sadismo nell'illudere chi crede ancora in una riapertura del campionato. Al termine dei primi tempi concede 2 lunghezze alla Juventus, che archivia in fretta la partita con il Napoli con 2 rigori di Baggio, per poi riprendersele al 90° minuto. A San Siro una domenica tragica. Un ragazzo di 17 anni cade dalle gradinate dello stadio Meazza e muore. Una lettera ai genitori farebbe supporre addirittura il suicidio. Ne parleremo tra poco. Per il momento la schedina, che non comprende partite di Serie B, serie ferma per un turno di riposo. Ascoli Foggia 2-1, Atalanta Sampdoria 0-0, Bari Fiorentina 1-0, Genoa Lazio 1-0, Inter Cagliari 0-0, Juventus Napoli 3-1, a Parma Milan Parma 3-1, Roma Torino 1-0, Verona Cremonese 2-2, Monza Spal 0-0, Ternana Perugia 1-0, Vastese Rimini 1-0, a Molfetta Vigor Lamezia Molfetta 2-0. Le quote del Totocalcio. Buone le quote per i 13, lo vedete, vincono 459 milioni 885 mila lire. Ai 12 vanno 16 milioni e 830 mila lire. La classifica di Serie A: Milan 40 punti, Juventus 36, Napoli 30, Torino e Parma 28, Sampdoria e Inter 27, Genoa e Roma 25, Lazio e Atalanta 24, Fiorentina 22, Foggia 21, Cagliari, Bari e Verona 17, Cremonese 13, Ascoli 11 punti. In questo numero di 90° minuto ci occuperemo anche delle 2 partitissime della Serie C1 comprese nella schedina di oggi. Ma cominciamo la serie dei collegamenti con la vittoria del Milan a Parma. Il nostro inviato Giampiero Galeazzi. Record di incasso al Tardini con oltre 1 miliardo, grande spettacolo da queste 2 squadre che giocano a zona. Un Parma un po' contratto all'inizio, che trova il primo spunto importante su questo calcio di punizione finta di Minotti per Osio, che tira alto. Un Milan che aveva, dobbiamo dire, sciupato molto. Qui vediamo un intervento di Filippo Galli su Brolin, un brutto intervento, per fortuna è rimasto solamente pochi minuti fuori dal campo e quindi il Parma ha giocato in 10. Adesso un grande Gullit in questa partita, vediamo il gol annullato a Massaro per fallo di Maro. Un Milan che sembrava andare via facile, ma ha avuto 3 minuti di smandamento durante i quali il Parma ha avuto la possibilità di segnare qui con Melli, che da occasione avete visto ha sciupato malamente, ma l'attaccante parmense si rifà subito dopo questo bellissimo lancio, anticipa Filippo Galli in diagonale, supera Rossi. 1-0 per il Parma, che naturalmente faceva sognare non solo i tifosi emiliani ma anche tutti i tifosi bianconeri. Inizio da ripresa, entra in campo Simone, subito al posto di Massaro subito c'è il pareggio. Simone è autore di una doppietta. Milan che ritrova orgoglio e stimolo e che mette in difficoltà il Parma. Qui c'è un grande tiro di Evani, un Evani a sinistra e Gullit a destra, che hanno creato molte occasioni. Qui abbiamo visto un fuorigioco di Melli molto sospetto. Adesso vediamo che il Milan veramente la partita in mano. La fuga di Gullit, qui siamo al 27°, il passaggio e il gol di piatto sinistro di Simone, che veramente ha trovato varchi vincenti. Il Parma non ci sta, Melli ancora impegna Rossi con un bel colpo di testa deviato sopra la traversa, ma vedete qui Van Basten è molto furbo a lanciare Simone, che trova Rijkaard libero, ma c'è l'autorete di Grun. Finita la partita, un Milan dunque che ha meritato un pieno successo questo incontro. Una partita che ha visto il successo della squadra più forte, ma c'è stato veramente spettacolo. Dicevo appunto come questa partita ha vinto con pieno merito al Milan, però non bisogna sottovalutare la prova del Parma, che per tutto il primo tempo ha messo davvero la frusta alla squadra di Capello. 2 formazioni che giocano, dicevo, a zona, quindi che producono grande spettacolo calcistico. Alla fine del primo tempo, quando il Milan perdeva per 1-0, la grande mossa di Capello, levava Massaro, mossa tattica per mettere Simone, e in quel punto lì le 2 punte si sono mosse meglio. Van Basten ha lasciato spazio, Gullit è partito da dietro, abbiamo visto la grande fuga dei Gullit sulla destra, il gol di Simone. Il Parma può recriminare, dobbiamo dire, per un fuorigioco forse inesistente, ma alla fine dobbiamo dire che ha vinto il Milan che per la 5ª volta è riuscito a recuperare trovandosi in svantaggio. Una nota
da parte del vecchio cronista. Il Parma ha perso 3-1, ma alla fine dal Tardini è uscito tra gli applausi. Sembrava di stare in uno stadio inglese, è uscito tra gli applausi e i consensi di una critica che vede il Parma veramente una buona squadra. E adesso sentiamo le interviste di Pierpaolo Capozzi ai due protagonisti, vale a dire a Simone e a Melli. Per il suo gol Alessandro Melli ha ricevuto anche i complimenti di D'Elia. Poi ci sono quelli di Berlusconi che dice che per non farti più segnare al Milan ti dovrà comprare. Tu cosa ne dici? No, dico che è un grosso complimento, è una proposta abbastanza interessante, però per il momento spero di fare qualche altro gol per il Parma, anche non come questi, perché alla fine dei conti sono soddisfazioni mie, però alla fine del risultato non è servito molto. Da una parte Melli, poi doppietta di Simone, una risposta per chi vorrebbe Melli al posto di Simone? Ma no, non devo assolutamente rispondere a nessuno. L'ho sempre detto, faccio parte del Milan e non penso assolutamente a questi futuri scambi che ci possono essere. Vittoria di rigore della Juventus sul Napoli. Baggio dal dischetto ha aperto ai suoi la strada. Sentiamo e soprattutto vediamo come sono andate le cose collegandoci con Cesare Castellotti. Subito un rigore al terzo minuto da questa rimessa di Luppi, Casiraghi, Baggio. Schillaci atterrato da Ferrara, l'arbitro Cesari decreta il rigore per la Juventus e Baggio lo trasforma, dunque 1-0 dopo 3 minuti. Corner per il Napoli, Crippa, Careca, intercetta Luppi, ma poi interviene Tacconi. Ancora Napoli, da Alemão a Crippa, qui siamo al 18°, da Crippa a Careca al volo e la parata di Tacconi. Al 44° il secondo gol, dunque Galia, Schillaci, atterrato da Francini, secondo rigore e Baggio ancora realizza 2-0. Andiamo alla ripresa, dopo 10 minuti arriva il terzo, parte dai piedi di Baggio l'azione, il lancio per Marocchi, il suo tiro e il gol del 3-0. Si riaffacciano i partenopei, qui Crippa per Alemão che però manda a lato. E poi ancora Ferrara per Silenzi di testa fuori. Qui un'azione invece abbastanza pericolosa della Juventus. Schillaci non aggancia Baggio, però interviene Corini e poi c'è la deviazione di Galli. Al 40°, guardate, un regalo, possiamo chiamarlo, della Juventus. Al Napoli, da Baggio a Corini, poi Marocchi intercetta Padovano ed è la rete del 3-1. Franco Costa ha sentito Crippa, Ferrara e Trapattoni. Noi è stata una bella partita, la Juve ha vinto meritatamente. Noi siamo stati così magari un po' sfortunati dopo il primo rigore e poi il secondo ci ha tolto le gambe. Sono state le discussioni sui due rigori? No, non parlo su queste cose. Allora Ferrara, tutto è cominciato con un calcio di rigore, il suo fallo su Schillaci. Ma se di fallo si può parlare, c'è stato un contatto indubbiamente in area di rigore, è un contatto che un difensore generalmente nei confronti dell'attaccante commette, più che un fallo era un contatto, quindi io direi che l'arbitro comunque mi sembra che fosse molto vicino all'azione e ha giudicato in questa maniera. E purtroppo per noi la partita è stata subito in salita. Questo Milan non si ferma. Sì, bisogna prendere atto che non si ferma. Noi vediamo di non fermarci, di dimostrare che siamo in questo momento l'unica squadra antagonista per questo scudetto nei riguardi del Milan. E sicuramente vincendo a Parma ha messo ancora una seria ipoteca su una strada che lo può portare allo scudetto, però noi abbiamo il dovere di non mollare, sperando che magari ciò che poteva essere il risultato del primo tempo possa essere magari eventualmente in futuro quello del 90°. La Juventus, già priva di due difensori importanti come Reuter e Julio Cesar, nel primo tempo ha perso anche il terzo straniero, Kohler, che si è procurato uno stiramento. Tuttavia ha fatto fronte all'impegno con una condotta pratica e prudente, agendo spesso in contropiede. Il Napoli ha giocato bene la prima mezz'ora, ha avuto spesso il controllo del pallone ma raramente si è reso pericoloso. Scaramucce fra tifosi durante l'incontro e incidenti più seri, nel senso di più gravi, nel dopo partita. Le prime notizie parlano di un accoltellato. Ho concluso da Torino.
Grazie, eccoci al momento della moviola del 90° minuto. Collegamento con gli studi di Milano, dove c'è, come di consueto, Bruno Pizzul. Rivediamo alcuni episodi delle due partitissime di oggi. A te, Bruno. Sì, buonasera da Milano, rivediamoli subito con l'aiuto di Claudio Gandini. Cominciamo con i due rigori concessi alla Juventus nella partita con il Napoli. Vedete, dopo un minuto e mezzo di gioco, in area di rigore, scatto di Schillaci. Alle sue spalle c'è Ferrara che allunga un braccio. Abbiamo l'opportunità di vedere questa azione anche da diversa inquadratura e vedete che in effetti Ferrara si aggrappa abbastanza vistosamente alle spalle di Schillaci. L'arbitro è lì, piazzato lì vicino, concede il calcio di rigore. Questo è il secondo rigore, sempre Schillaci, stavolta contro Francini. Entra in area di rigore, vai pure, vedi, c'è la sensazione che Schillaci scatti in volo prima ancora del contatto, che comunque successivamente c'è. Rigore anche in questo caso. Episodio analogo a Parma. Vedete che in azione Gullit viene attaccato da Grun, passa il pallone, poi c'è un contatto tra Grun e Gullit, l'arbitro in questo caso ha lasciato correre. In precedenza della stessa partita ha annullato un gol al Milan perché Massaro, come vediamo bene da queste immagini, butta dentro il pallone chiaramente intervenendo con un braccio, vedete il braccio destro, palla che termina in gol, gol ovviamente annullato. Al 22° del secondo tempo, azione discussa, Galeazzi, il vecchio cronista, ha detto dubbi. In effetti vedete che sul lancio di Catanese la posizione di Melli è corretta, non è fuori gioco. Filtra poi il pallone, a questo punto osservate l'arbitro. L'arbitro non è sicuro di su quale decisione prendere, si gira verso il guardalinee, vede che il guardalinee ha la bandierina alzata e fischia il fuori gioco. A questo punto l'arbitro ha già fischiato, Melli va avanti, quindi poi mette dentro. Non si può parlare di gol annullato, ma sicuramente è stata interrotta un'azione valida del Parma. Poco più tardi ancora proteste dei giocatori del Parma, vedete Baresi ingannato da un rimbalzo fasullo del pallone. Alle sue spalle piomba Brolin, che per un attimo ruba il pallone a Baresi, il quale Baresi però interviene successivamente sullo stesso pallone. Brolin termina a terra in area di rigore, ma vedete che l'intervento di Baresi è chiaramente sul pallone, non mi sembra che in questo caso ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. A più tardi per altri episodi da Moviola, cosiddetti, alla Domenica Sportiva, la linea va allo studio di Roma. Ti ringrazio e siamo a Roma-Torino, decisa a 4 minuti dal termine da un gol del giallorosso Pellegrini. Olimpico vuoto quasi per lo sciopero del tifo romanista, per una vittoria che dovrebbe concedere un po' di serenità ad una Roma turbata da parecchi problemi. Donatella Scarnati. I tifosi della Roma avevano preannunciato una protesta, in effetti la curva oggi era così. Molti vuoti e nemmeno uno striscione. Ecco la curva della Roma. Ma veniamo alla cronaca della partita, al 7° minuto Carboni. Quindi al 1/4 d'ora si fa vedere Esler con un tiro che sorvola la traversa. La partita non è esaltante, ma la Roma è sempre in avanti. Al 28° Rudi Feller al volo. Quindi c'è la prima palla gol del Torino. Martin Vasquez, Bresciani, blocca Zinetti. Il secondo tempo comincia bene per la Roma. Lancio di Giannini per Esler, solo davanti al portiere. Tira, colpisce la traversa e Feller non riesce ad approfittarne. Al 27° ancora la Roma con Aldair di testa, quindi un'azione anche della formazione di Mondonico, oggi un po' in ombra dobbiamo dire, il tiro di Martin Vasquez. 2 minuti dopo ci prova ancora Rudi Feller, quindi scippo tra i migliori dobbiamo dire per Casagrande. E infine al 41° il gol. Aldair fa filtrare un buon pallone e Pellegrini realizza. Pellegrini è entrato al posto di Mauro. Ora sentiamo le interviste al presidente Ciarrapico e scifo di Gianni Cerqueti. Presidente Ciarrapico, che effetto le ha fatto non vedere striscioni in curva sud? Ma tutto sommato, se credessi alla scaramanzia, penserei che è meglio che non li mettano, ma spero che invece tornino con tamburi e striscioni per festeggiare una squadra che ha fatto oggi ma che deve fare sempre il suo dovere. Scifo, un Torino non al massimo della concentrazione oggi? Sì, soprattutto su quel piano. Penso che oggi, nonostante il buon periodo del Torino, abbiamo preso, penso, con troppa facilità questa partita.